niente. Come imprenditore è preoccupato dello scontro politico di cui ha parlato anche lo stesso Matteo Renzi? Dobbiamo lavorare tutti insieme per far crescere il nostro paese, partendo da un lavoro importante da fare in Europa, e le polemiche politiche non devono offuscare quello che è la potenzialità del paese. Bisogna lavorare insieme per il paese, questo viene chiesto da tutti i cittadini italiani. Sul referendum lei ha già chiarito la sua posizione, può dire quella sua? Credo che fermare il cambiamento darebbe non solo al paese ma anche a livello internazionale un'immagine di un'Italia che non vuole costruire il futuro. Si può sempre fare meglio, però bisogna fare. Quindi lei il 4 dicembre voterà? Io voterò certamente sì. Perché, per il cambiamento, perché si può fare meglio, però non ho sentito nessuno proporre niente di meglio. Sento solo da chi aveva votato a favore critiche su quello che era già stato frutto di un compromesso. Quindi credo che il paese deve guardare avanti, a prescindere dalle persone. E da fuori, che io lavoro molta parte del mio tempo fuori, questo passaggio indicherà se l'Italia ha davvero voglia di cambiare. Da fuori è importante che l'Italia dia questo segnale. Poi discuteranno, cambieranno, la politica farà quello che dovrà fare, ma il segnale del cambiamento e la fine delle guerre personali, per cui noi siamo purtroppo tristemente famosi all'estero, sarebbe un segnale. Ma anche un segnale del taglio dei costi. In un articolo ha detto il contrario, in un articolo successivo. Ci sono molti italiani che parlano col fadaccio.